Ciao raga, di cosa parliamo oggi? Come arrivare a 4.000 ore di visualizzazione su YouTube in 12 mesi. A parte il discorso di fare 1.000 iscritti, che quello è un dato importantissimo ed essenziale per poter cominciare a monetizzare su YouTube, ma un'altra cosa importante è riuscire ad ottenere anche 4.000 ore di visualizzazione su YouTube in 12 mesi, il che vuol dire che potete farle anche in meno, che sarebbe già tanta roba. Tenete presente questo, la cosa anzitutto importante è la costanza. Costanza in che senso? Dobbiamo riuscire ad avere una continuità sulla pubblicazione dei video. Quindi ci ritroviamo che dobbiamo prestabilirci un programma di pubblicazione e uscita dei video. Non è possibile pensare di riuscire ad avere un canale che funzioni senza una costanza sulla pubblicazione. Quindi, in primis, ricordatevi di farvi un calendario con le vostre tabelline di marcia, dove dedicherete tot tempo a settimana per registrare i video, tot tempo per, e tra l'altro apro una parentesi, è la parte che porta via più tempo, il montaggio del video, 5-6 ore almeno, queste sono le ore per poter fare un montaggio video semi decente, e soprattutto ricordarsi di pianificare un calendario di uscita dei video sempre uguale. Quindi se voi pubblicate un video a settimana, deve essere sempre quel giorno lì, che ne so, il giovedì o la domenica, quando volete voi. Parlando di data di pubblicazione settimanale dei video, a mio avviso consiglio proprio spassionatamente di pubblicare almeno due volte la settimana. Lo so, non è facile, porta via un sacco di tempo, però non è possibile pensare di riuscire ad avere un canale YouTube che funzioni senza almeno due video la settimana. Però attenzione, non fatevi prendere dall'entusiasmo, dalla cosa di voler pubblicare, che cominciate e fate uno, due video al giorno, tutti i giorni, ci date secco dentro, cominciate a pubblicare, a fare, per un mese. Perché poi dopo un mese vi stancate, smettete, il canale muore, non fate più niente. È sempre meglio fare due video la settimana. Se non ce la fate, fatene anche uno. Poi quando diventerete più bravi nel montaggio video, che ci metterete meno, riuscirete anche a trovare il tempo per farne due, ma quei giorni devono essere quelli. Per esempio, io ogni martedì e ogni venerdì faccio uscire i video. Questo significa che anzitutto il vostro pubblico che vi segue, per quanto poco possa essere, sa che comunque voi in quei giorni lì pubblicate i vostri video, quindi anche chi non ha attivato la campanellina per le notifiche è a conoscenza che voi in quei giorni lì pubblicate e magari è invogliato andare a vedere il video. Seconda cosa, YouTube premia la costanza nella pubblicazione, quindi nei suoi vari algoritmi YouTube tiene conto anche di questo. Certo, non scoraggiatevi, perché un canale YouTube emergente comunque all'inizio avrà pochissimi iscritti, parti da zero. Partiamo da zero, un canale che parte da zero. Piano piano comincia a fare i suoi iscritti, prima qualche amico, qualche conoscente, qualcuno che conosci su Facebook, vede che hai pubblicato il link del tuo video, si iscrive, si comincia a raccimolare iscritti. Poi, anche se avete 1, 2, 3 iscritti, anche solo al mese, non arrendetevi, continuate a pubblicare, perché pubblicando video avrete un canale ricco di contenuti, ovviamente è richiesta la qualità, quindi non è possibile pensare di pubblicare video così senza contenuti di interesse o di nicchia e pensare di riuscire a ottenere dei risultati. Bisogna parlare di cose utili, quindi parlando di cose utili, avendo un video montato bene, con un audio che si sente, con delle immagini di buona qualità, potrete arrivare a dei risultati. Non nel breve periodo, ma nel lungo periodo. A meno che non fate un video virale, quel video fa milioni di visualizzazioni. Ma poi? Voi fate il video virale, ok? Magari riuscite a fare le 4.000 ore, arrivate ai 1.000 iscritti. Ma poi? Il resto dei contenuti che fate? La gente ve lo viene a vedere, perché anche quello da considerare. Per monetizzare, YouTube spamma la pubblicità sui vostri video, che siano ban, pubblicità di video, quindi prima, dopo, durante, verso la fine del vostro video appaiono le pubblicità
degli sponsor che pagano YouTube per trasmettere la loro pubblicità sui vostri video, ma se voi non avete contenuti di qualità che non vengono indicizzati, siete punto a capo. Quindi ricordatevi di pubblicare e possibilmente trovarvi una nicchia. Trovarvi una nicchia è importantissimo, perché se cominciate a parlare di tutto, sì, per carità, magari ci sapete fare, riuscite a essere spontanei, a far divertire la gente, quindi magari, come alcuni casi di youtuber che adesso sono famosi, che parlano un po' di tutto, può essere che riuscite a raggiungere un obiettivo, però è ben difficile. Trovandosi una nicchia si va a creare un interesse in un pubblico ben determinato che è interessato a quegli argomenti. Trovatevi una nicchia. Un'altra cosa importante: fate bei video, fate un bel montaggio video, quindi gli argomenti sono trattati correttamente, bene, sono di interesse, ma il video deve essere trovato su YouTube. Tra i vari algoritmi, ricordatevi i tag. Quando voi pubblicate un video su YouTube bisogna assolutamente utilizzare i tag nella maniera corretta. Punto primo: non esagerate con i tag, perché altrimenti YouTube vi penalizza. Non mettete più di 15 tag sul video. Per tag non intendo gli hashtag nella descrizione, ma i tag, la sezione tag che c'è nella parte studio di YouTube, dove andate a mettere delle parole o ancora meglio delle frasi. Perché se noi mettiamo, per esempio, una parola che identifica quell'argomento, magari può andare a prendere un bacino di utenza molto più ampio e andreste nei miliardi di video che sono pubblicati e non è detto che verreste trovati. Quindi, per esempio, se voi fate delle recensioni di prodotti tecnologici, nei tag non andrete a mettere recensioni, ma recensione prodotti tecnologici, una frase intera. Poi, dando invio, si creerà il tag e così via. Ne mettete una quindicina. Ovviamente bisogna trovare le parole più adatte, quindi sia il titolo, sia i tag, sia la descrizione devono avere parole inerenti al vostro video. Quindi non pensate che se nei tag andate a mettere nomi di personaggi famosi, di modo che il vostro video possa anche comparire in qualche ricerca di YouTube, perché poi la gente lo apre, lo vede che non c'entra niente e non lo vede, non lo guarda, non si iscrive, non ottenete niente e YouTube comunque vi penalizza a livello di indicizzazione. Un'altra cosa importantissima è la gestione della parte descrizione. Quindi, a parte andare a descrivere brevemente, senza dilungarvi troppo, che cosa trattate in questo video, di che cosa parlate in questo video, ma soprattutto andare a mettere anche degli hashtag, senza esagerare, e inoltre a livello di indicizzazione può aiutarvi tanto se nella descrizione andate a mettere anche il contenuto del testo di quello di cui state parlando. Quindi tutto il dialogo che voi fate sul video YouTube lo potete andare a trascrivere e riportare nella descrizione. Quello a livello di indicizzazione vi aiuta tantissimo. Ovviamente potete anche pensare di prepararvi già tutto il dialogo di cui volete parlare, preciso, con le pause e tutto quanto, su un file di testo e andarlo proprio a recitare come un copione. Nessuno ve lo vieta, anzi, la preparazione prima di girare il video è una cosa molto importante. Non si può pensare di sedersi e girare un video così, senza avere uno schema, una preparazione da effettuare prima di girare il video. Un altro punto fondamentale per aumentare le visualizzazioni, le ore di visualizzazione del vostro canale e quindi raggiungere le 4.000 ore in 12 mesi o anche meno, nel momento in cui avete un certo numero di iscritti, anche un centinaio, potete pensare di cominciare a fare delle dirette. Capite che se quei 100 iscritti ricevono la notifica, comunque che parte la diretta, quindi c'è una vostra diretta, è più facile che venga seguita in parte o tutta, e questo vi porterà parecchie ore di visualizzazione, perché un video trasmesso in diretta tende a far rimanere di più la gente attaccata allo schermo. Poi, ovviamente,
sta anche a voi. Dovete andare anzitutto a vedere le statistiche di YouTube, la parte analytics, per andare a vedere un attimino il trend. Quindi potete andare a vedere in che fascia oraria comunque vengono visualizzati i vostri video, e potete anche pensare di andare a pubblicare nei giorni in cui avete prestabilito in quella determinata ora i vostri video, di modo che sia più facile che i vostri video vengano aperti. Un'altra cosa, non pensate al monte delle 4.000 ore così com'è, ma suddividetelo ad obiettivi in parti più piccole. Quindi facciamo un esempio, non ragioniamo sull'annualità, ma andate a ragionare sulla parte giornaliera o addirittura oraria di quanta visualizzazione vi serve per poter arrivare alle 4.000 ore. Così lavorerete in micro obiettivi e vi permetterà di raggiungere molto più facilmente quelle 4.000 ore, perché potrete andare ad aggiustare il tiro lavorando su questi micro obiettivi. Un altro modo per aumentare le visualizzazioni è la creazione delle playlist, perché se voi create determinati video su un determinato argomento da una parte di YouTube Studio, andate ad aggiungerli nella playlist. Quindi se non esiste quella playlist, il primo video che fate lo aggiungete a questa nuova playlist, e così via tutti i video che farete che tratteranno quell'argomento li andrete a mettere in quella playlist. Così, prima di tutto, a livello di indicizzazione, YouTube vi premia, perché è più facile che esca nelle ricerche. E poi, da non dimenticare, che alla fine del video si può impostare nella parte di YouTube Studio la possibilità di far comparire diversi oggetti, tra cui il pulsante iscriviti, un vostro video, oltre che un video consigliato per lo spettatore. Ma quello che consiglio io è mettere una playlist che compaia, quindi che dica: clicca qui, c'è la possibilità di vedere la playlist. Uno, aprendo la playlist, andrà a vedere un altro video riguardante questo argomento, e quando termina quel video, automaticamente YouTube, essendo che si sta facendo il play da una playlist, continuerà a far vedere gli altri video. Questo porta ore di visualizzazione. Attenzione, adesso parliamo di ore, facciamo i grandi, però parliamo anche di minuti. Ragioniamo a minuti, ragioniamo in micro obiettivi. Bisogna darsi da fare. Per poter fare questo, prefissatevi di utilizzare anzitutto degli strumenti per la produttività che vi permettano di lavorare in modo ordinato e senza perdervi le cose. Faremo anche una puntata dove andremo a parlare di tutti gli strumenti che utilizzo personalmente per la mia produttività, per lavorare al meglio. Ricordatevi, se non l'avete già fatto, di mettere un bel like al video, iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per le notifiche, di modo che non vi perderete la prossima uscita dei nuovi video che pubblicherò. Inoltre, sul prossimo video andremo a parlare di come raggiungere i 1000 iscritti su YouTube in maniera facile e senza andare a fare gravi errori che comprometterebbero il raggiungimento di questo obiettivo. Grazie di avermi seguito, ricordatevi di iscrivervi e niente, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!